Ma noi risolviamo tutto. A few moments later. Questa cazzo di spina, puttana troia, è un osso duro, non vuole venire, puttana troia, madonna. Ti ho portato di bello. Cosa c'è? Un bel motor home. Questo qua è bello, mi piace. Mi piace? Sì, una bella misura, una bella misura. Sì. Allora, quindi... cambiare i freni? No, quindi è un lavoretto semplice. Beh, allora fortunato. Sei fortunato. Molle ammortizzatori. Luigi, ma questi lavori sempre a me? Da l'unica porta d'accesso. Come i veri motor home americani. Wow. Forse qua dai, da questa parte riusciamo anche senza tribolare troppo, passiamo da questi fori. Da questa parte vediamo perché... Mamma mia! Qua c'è... Cosa c'è lì dentro? Ci sono gli spaghetti! Mamma. No, ma qua c'è... Mamma mia! Ma noi risolviamo tutto! Buono, tutto tuo! Io alzo le mani! Grazie! Beh, di niente, è stato un piacere, eh! Allora, la prima fase per fare questo lavoro è quello di sollevare il camper. Io ho dei martinetti idraulici ad aria, che sono quelli più veloci e risultano comodi. Una volta alzato si procede con lo smontaggio delle due ruote. Tolta la ruota, passiamo poi alla fase che è successiva, che è quella di entrare all'interno del camper per poter svitare le famose vite. Qui sto staccando tutte le prese elettriche, c'è un po' pasta e fagioli, c'è tutto un casino. Adesso staccando queste prese riusciamo ad intercettare le viti dell'ammortizzatore, del supporto, della ralla, e facendo spazio passeremo con la chiave per poi mollare le viti e calare giù l'ammortizzatore. C'è un po' da tribulare, ma un po' alla volta ci riusciamo. Vediamo, Luigi, tutte le volte? Porta a me le gatte, le rogne da risolvere. La prossima volta metto con lui a smontare. A few moments later. Questa cazzo di spina è un osso duro, non vuole venire. Mi incastro da. Maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino, maledetto! Adesso siamo quasi tutti liberi. Abbiamo liberato. Abbiamo liberato un fascio cavo. Facciamo passare. Finalmente abbiamo aperto il varco, vedete? Vedete? Oh, finalmente abbiamo visto le viti, abbiamo visto, finalmente siamo arrivati alle viti. Michele, come procede qua? Qua c'è un sensore che non vuole uscire. Ma dici che sia per la ruggine? Sì, qui ruggine, un po' di caldo quando si frena. Qui volano madonne. Madonna, predette le corone. Questo camper ha preso un sacco di sale e nel smontare, prima roba che è successa, come già immaginavo, si è rotta la vite del sensore dell'ABS. Questo sensore ha la funzione di leggere i giri delle ruote e lavora sulla ruota fonica del cuscinetto e serve per mandare i dati all'ABS. Sta venendo, eh? Dai che viene, dai che viene! Porca puttana! Oh, guarda nel buco quanta roba si è fatta! Prova ad andare! Mamma mia! Ragazzi, quando tornate dalla montagna, lavate sotto scocca, perché sennò per noi sono cazzi! Il sale non è nostro amico, ci fa tribulare! Adesso andiamo a mollare la potenza dei freni. Poi procediamo con lo smontaggio del dado che serra il semiasse nel morto, tutte le varie testine per poi mollare l'ammortizzatore.
Adesso arriva la parte difficile. Bisogna mollare le viti, come dicevo appunto prima, del supporto dell'ammortizzatore, e lo spazio è veramente poco. Vediamo Michele. Come va Michele? Siamo incastrati. Andiamo. Ma poi non riesce a far fare questo. Le viti per poter mollare gli ammortizzatori sono 3 per lato, quindi 3 per ammortizzatore. Arrivare a queste viti non è semplice. Adesso Michele va giù, tiene un pochettino puntato l'ammortizzatore dal basso verso l'alto in modo che le viti diventino più morbide. Sì, maestro, lo faccio venire giù, eh? Prova, muovi! Tutta sta fatica per 3 maledette viti, ma 3? Ma queste 3 viti ci hanno fatto sudare. Posso sfilare, eh? È come un parto. Eccoli qua, i nostri ammortizzatori scoppiati. Pensate che il telaio di questo motorhome è ancora del vecchio Ducato. Le sospensioni erano dimensionate per un van. Provate a immaginare di costruirci sopra tutto il mobilio, il letto basculante, il peso dei 1000 accessori che vanno sul motorhome. Questi ammortizzatori erano scoppiati, li hanno fatti proprio, li hanno portati a pezzi perché non sono progettati per quel peso. Quando finalmente siamo riusciti a togliere e staccare gli ammortizzatori dal telaio, li abbiamo montati su una pressa specifica per smontare le molle. Questo macchinario proprio ha la funzione di mettere in sicurezza la sospensione, di premere il tutto per mollare la vite sopra e staccare la ralla con il supporto. Una volta che li abbiamo scomposti, abbiamo sfilato il tutto, siamo passati al rimontaggio del tutto, sempre utilizzando la pressa specifica. Abbiamo rimontato l'ammortizzatore, abbiamo messo il fine corsa nuovo, abbiamo messo la molla all'interno, rimontato sopra la ralla col supporto e riserrato tutto con il dado nuovo. Gio? Non hai visto la porta? No, sei venuto lo stesso. Per me questo lavoro dovrebbero farli tutti i proprietari dei motorhome che cominciano a essere un po' datati, perché essendo un difetto e sapendo appunto che questo problema si presenta o si presenterà, è un lavoro che va fatto. L'unica pecca di tutto il lavoro sono le ore, perché per portare a termine questa operazione servono più di 10 ore di lavoro. E dopo capita anche, come in questo caso, di trovare il camper, un motorhome con della ruggine, e la ruggine non è nostra amica. Quando troviamo quella sono casini. Però alla fine, se è da fare, noi lo facciamo.